sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è. Da sempre sono anche con la chitarra e tamburello Woman Band. Anche quando l'anno scorso abbiamo suonato al festival di Due Mondi a Spoleto, ho cominciato col tamburello a pedale, poi sono arrivati gli archi, poi è arrivato il gruppo rock, perché comunque l'obiettivo è fare in modo che durante il concerto ci sia un cambio di scena continuo, perché la gente, sì, la gente è abituata a vedere, ormai a cambiare canale, ci vuole tensione, quindi la scena deve cambiare continuamente, questo è l'obiettivo. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. Ah, ti prendono in giro se continui a cercare, ma non darti per vinto perché ti ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. I prossimi obiettivi sono quelli di tradurre tutto il musical di Peter Pan, è già quasi finito, in inglese, e osare di metterlo in scena in posti di lingua anglofona, cioè magari a New York, a Londra. Osare è sempre, fa parte del mio mestiere, anche se alcune volte sembrano delle imprese la Indiana Jones, noi continuiamo a osare. Sono 20 pezzi possono diventare 15, possono diventare 10, nuovi. Il problema è, non è tanto farli i pezzi, il problema è farli ascoltare. In questo momento il meccanismo del mondo della musica è tale e tanto, per cui è diventato un problema. Anzi, indagate. Sono o non sono il capitano? E allora quando vi chiami, lasciate tutto, correte, fate presto perché ti arriva tardi lo strano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan, lo voglio vivo però quando la chiappo lo so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fai gradasso per te, e branchi di mucciosi lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe, ma è solo un qualunquista, un esibizionista, di tutti i miei nemici è il più pericoloso, è il primo del...